primo piatto molto semplice da preparare ma di enorme soddisfazione gastronomica, che faremo insieme a Luigi Lombardi, il nostro chef. Per 4 persone servono pochi ingredienti, come sarà facilissima la preparazione. 500 g di tagliolini all'uovo, 2 filetti di trota salmonata, un po' di prezzemolo, una mezza cipolla, preferibilmente bianca, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, pepe bianco, sale fine, sale grosso, circa 250 g di passata di pomodoro e una punta di peperoncino. Carlo, Luigi, io vai in cucina, ci vediamo fra un po'. Si procede così. In una capace padella fate soffriggere contemporaneamente tutti gli odori, e cioè peperoncino, aglio, cipolla tritata, prezzemolo. Facciamo l'aglio, lo metteremo in camicia. Mettiamo l'olio extravergine. Prezzemolo. Peperoncino possiamo anche spezzettarlo. Quando hanno preso colore, fate a cubetti la trota salmonata. Aggiungete la passata di pomodoro, la fate insaporire negli odori. Nel contempo avete messo a bollire dell'acqua salata, abbondante quantità. Fate cuocere i tagliolini, ci vorranno 3-4 minuti, non di più. Il tempo sufficiente perché la trota prenda calore. Scolate la pasta, mantecate in padella e il piatto è pronto. Siamo pronti, Carlo. Luigi sta scolando i tagliolini che andranno a mantecare nel sugo di trota salmonata e il piatto è pronto. Carlo, prontissimi. Vai, chef. Ne approfittiamo per raccomandare una cosa. Queste ricette sono molto semplici, però per dare un tocco di fantasia al piatto, abituiamoci a decorarlo con quello che abbiamo a disposizione in cucina. Vi faremo vedere fra un attimo, non ci vuole molto. Prezzemolo riccio. Un omaggio a uno degli ingredienti del piatto, il peperoncino. E un nostro pomodorino secco per ricordarci gli ingredienti di questa favolosa ricetta. Col pesce d'acqua dolce e con i sapori dell'orto.